politico Gianni Alemanno. Anche per te scatta il cronometro. Abbiamo qua. Grazie. Allora, cari amici, cara Giorgia, caro Crosetto, caro Ignazio, io credo che un primo tratto di strada è stato compiuto, e guardate, è un tratto molto importante. Noi oggi presentiamo un documento di cui non c'era traccia ormai da molto tempo in Italia. È un documento che va al centro del dibattito politico, che viene sottolineato, e che è un documento che parla di nuovo di una cultura identitaria, di una cultura comunitaria, di una cultura nazionale e popolare. Io voglio sottolineare questi due termini, nazionale e popolare, perché sono due termini decisivi per il futuro dell'Italia. Popolare, questa parola, significa ricordarsi bene la dottrina sociale della Chiesa, ricordarsi bene quelli che sono i valori della persona e della famiglia, ricordarsi la vita, perché amici, non solo pochi giorni fa un assessore regionale, la signora Ravera, si è permessa di dire che i feti sono grumi di materia e noi non glielo possiamo più permettere. Due giorni fa il sindaco Marino, il sindaco del centro della capitale, il centro cristianesimo, ha parlato a favore delle adozioni gay. Noi non possiamo permettere una realtà di questo genere. Ma c'è l'altro termine, il termine della nazione, il termine nazionale, che ci porta a una sintesi fra sovranità democratica e radici identitarie. E ci dice una cosa molto semplice, che troppe volte è stata dimenticata: non si può difendere il popolo italiano, non si possono difendere i valori popolari senza un radicamento profondo nella nostra identità nazionale. Non siamo popolo se non abbiamo identità. E guardate, l'identità è un fantasma che si agita in giro per l'Europa. Un tempo, tanti anni fa, due secoli fa, Marx diceva che il fantasma era il comunismo che si agitava per l'Europa. Bene, oggi c'è un fantasma, che è il fantasma dell'identità, e che è presente magari in forme chiuse, xenofobe, è presente magari in piccole patrie che si chiudono, si disperde in mille rivoli, negli stadi, nelle varie forme di appartenenza. Ma questo termine noi lo dobbiamo tirare fuori e trasformarlo in una grande bandiera di riscossa politica, perché, cari amici, dobbiamo essere consapevoli che l'Italia sta svanendo, che l'emergenza noi oggi abbiamo è un'Italia che sta perdendo giorno dopo giorno pezzi, riferimenti, radici. Rischiamo di vedere scomparire tutto questo. E ci sono due errori che noi dobbiamo evitare perché tutto questo vada avanti. L'errore leghista, che pensa che si possono difendere le identità locali senza difendere l'identità nazionale. Questo non è possibile. Noi Dobbiamo dire con chiarezza che non c'è spazio, non c'è possibilità di difendere la realtà locale senza il riferimento nazionale. Dobbiamo dire con chiarezza che la Lega, che deve stare giustamente nel centrodestra, deve smettere definitivamente di inquinare il centrodestra con la sua retorica contro il tricolore e contro Roma. Basta, non possiamo continuare su questa strada. Il secondo errore è l'errore molto cattocomunista di immaginare che possa esistere il popolo senza identità nazionale. Ricordiamoci sempre che fu un presidente della Repubblica, democristiano di sinistra, Scalfaro, a cancellare persino la sfilata del 2 giugno a Via dei Fori Imperiali. In questo modo, questo personaggio umiliò le forze armate
e andò a identificare la nostra appartenenza nazionale ancora con quella logica, quella fondaia che è l'accusa del pacifismo. Queste realtà noi non possiamo dimenticarle, ma soprattutto dobbiamo dire anche a coloro che si nascondono dietro l'ideologia liberal, che vedete anche i grandi campioni del liberismo agli anni Ottanta, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, se erano sì fortemente liberisti, ma non ho mai pensato che si possa difendere l'interesse delle persone e delle imprese dimenticando l'interesse nazionale. Non possiamo dire non ce ne importa nulla se sono capitali stranieri a prendere pezzi del nostro Made in Italy. Noi dobbiamo difendere il Made in Italy se vogliamo uscire dalla crisi economica. E allora c'è un tema al di sopra di ogni altro, è stato accennato più volte. Io sono europeista. Certo, noi crediamo in questa Europa dell'identità dei valori, ma oggi siamo consapevoli che l'euro, così come funziona, non è solo un'arma contro l'Italia, è un'arma contro tutta l'Europa. E noi dobbiamo avere il coraggio di dire con chiarezza che se entro il 2014, il 2014 non fra 20 anni, non cambiano i trattati, se non si rivede tutto questo, noi dobbiamo avere il coraggio di mettere in discussione la nostra appartenenza all'euro, altrimenti siamo morti. Amici, Enrico Letta non ve lo dice, ma se noi continuiamo su questa strada, in Italia entro la fine dell'anno arriva la troica, come è successo in Grecia, entro la fine dell'anno noi perdiamo la nostra indipendenza, e questo non lo possiamo consentire. Vedete, il passaggio più drammatico di tutto questo è stato quello legato al fiscal compact. Il fiscal compact è stato il passaggio negativo, e nel momento in cui in Parlamento si è votato il fiscal compact solo Guido Crosetto è stato capace, facciamogli un grande applauso, di votare no a questa realtà. Allora io vi dico con molta chiarezza, se ci fosse stato un partito della nazione, un partito del popolo italiano in quegli anni in Parlamento, io credo che ci sarebbero stati luoghi chiari, politici, in cui far riflettere il centrodestra, il governo centrodestra, sulla necessità di dire no a quel trattato che oggi, nel 2014, solo nel 2014, costa 75 miliardi. E allora il messaggio è questo. Noi abbiamo concluso questa fase con questo importante documento. Adesso il nostro impegno è quello a far tornare un partito della nazione, del popolo italiano, che costringa tutta la politica italiana, a cominciare il centrodestra, a riflettere sui valori nazionali. Da quando è scomparsa Alleanza Nazionale, questo partito non c'è più. Non si tratta di fare retorica nostalgica, di avere il torcicollo. Bisogna essere consapevoli di questo fatto. Quindi a me non mi interessa se è nuovo o se è vecchio, non mi interessa se è giovane o se è anziano. Mi interessa che da questa sala, da questo processo politico, nasca un grande partito della nazione, nazionale e popolare, una grande alleanza nazionale e popolare, capace di prendere in mano la bandiera del tricolore. Perché vedete, concludo Marco, a me non mi spaventa se i nostri figli andranno all'estero a cercare di lavorare, di studiare, se dovranno andare in tutte le parti del mondo, ma c'è un fatto importante: devono avere una casa da cui partire e una casa a cui poter tornare. E questa casa si chiama Italia. E quando vanno in giro per il mondo devono essere italiani a testa alta, non si devono vergognare di essere italiani. E allora noi, se costruiamo questo grande partito della nazione e del popolo italiano, avremo quell'arma, quella spada per dire l'Italia non si svende più, l'Italia ritorna, l'Italia vince verso il futuro e verso quella della nostra nuova grande speranza. Grazie. Grazie Gianni.